Allora, dobbiamo fare i nostri pranzi conviviali, quelli delle feste, quelli del sabato, la domenica, della festa, e dobbiamo risolvere con poco, facendo primo e secondo. Questa potrebbe essere un'idea, quella di un ragù, ma con la carne intera, cioè dobbiamo fare questo sugo con questa carne intera. Allora, che cosa ho scelto? Le costine di maiale, ma guarda che meraviglia. Poi dopo ci abbiamo il muscolo di manzo, qui insomma stiamo intorno ai 4-5 euro al chilo, questo è qua. Il muscolo di manzo, bello così, quanto sta? Ma perché il muscolo di manzo ho preso? Perché? Guardate, vi faccio vedere una cosa. Perché? Perché è fantastico, perché quando si sciolgono tutte quante queste fibrette qua dentro, cioè dopo tanto tanto tempo, quindi all'incirca dopo 3-4 ore buone buone, questo si scioglie in bocca e non c'è paragone con nessun altro tipo di carne, anche se voi mettete a fare quel filetto, non è la stessa cosa, questo è al di sopra. Sedano, carota e cipolla, non fatte a pezzetti, quasi intero ce le metto. Poi un bel pomodoro, io ho scelto qui il polposissimo, quindi a pezzettoni, pezzettini, insomma, diciamo, non troppo grossi. Adesso andiamo subito. Olio, sempre quello buono. Alziamo un po' di temperatura per rosolare prima la carne e poi mettiamo il resto. Quindi taglio le costine in modo tale che io posso così lavorarle meglio. Che pentola ci vuole? Allora, una cosa ci siamo messo fermati sulle pentole, quelle per le lunghe cotture, come devono essere? Acciaio, tutte d'acciaio belle spesse, o rame, quelle però dentro stagnate, qui stiamo parlando su cose che costano parecchio, o solo potrebbe anche essere una cosa come questa qui, che è fantastica, ghisa, bella pesante, ma quella di una volta. Facciamo rosolare bene la carne. Sentite il rumore? Questo è il rumore nostro, le costine. Qua, per chi vuole, ci sta bene pure una bella salsiccia, eh? Fantastica qua, eh? Vedete? Così. Fatelo rosolare bene. Adesso vino rosso. Sta sfumando il vino, però a me piace, sinceramente, quando sono lunghe cotture, di salare, pepare le cose durante la cottura, non in fine cottura. Quindi sale, pepe, mi piace moltissimo. E adesso vado col pomodoro. Allora, però che succede? Il pomodoro è molto denso, allora quindi che faccio? Metto anche un po' di acqua. Ho pulito bene la pirofila, ecco qui ho aggiunto l'acqua. Poi andiamo con le verdure, quindi vado con così a pezzettoni proprio, che poi le posso recuperare, così, così, la cipolla a metà, così, e adesso 4 ore a fuoco, adesso già sta appena sobbolle, abbassate e lo lasciate proprio basso, basso, basso. E ci vediamo fra 4 ore, quando ci avremo il primo e il secondo. Ciao, ciao. Allora, vi dico la verità, non sono passate 4 ore, sono passate 4 ore di cottura e sono andato a dormire e il giorno dopo la palestra, ci troviamo qua insieme. Quindi pensiamo che sia il sabato, la domenica. Venite qua, guardate qua. Guardate qua. Allora, addirittura le costine, vi ricordate? Pulite. Quindi, che facciamo? Aspettate un attimo. Che facciamo? Io mi levo gli ossicini. Eccoli qua, questi. La carne, guardate qui. Guardate. Qua la camera puma già c'è passata, eh? Vedete, ha assaggiato qualcosa? Allora, levo le ossa. E ho buttato nel frattempo la pasta. Ho messo i tortiglioni. Guardate le ossa belle pulite. Guardate, se tutto quanto bello così spolpato. E non potete capire il profumo che emana questo sugo. Buono, genuino. Con le verdure ce le asciutte quante. E adesso scolo la pasta e la condiamo. Bontà. Quindi prendo il sugo, lo metto qua dentro, bella abbondante, perché sapete deve essere bella sugosa, eh? Questa deve essere buona, sugosa, come proprio si faceva una volta, bella così. E addirittura, vedete, ci lascio quel pezzettone di carota così, guardate che robetta. E addirittura vi direi anche una cosa, se non volete mantecarla
cose che, cosa nuova, moderna, diciamo, moderna, che ha 30 anni, potete pure già buttare la pasta all'interno di una insalatiera così, guardate il vapore, e condirla proprio là dentro, così, proprio come si faceva una volta. Guardate qua che roba. Guardate che roba, guardate che robetta. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. E mo, guardate qua. Puoi sentire il rumore? Quello giusto nostro? Mamma mia. E aspettate. E mo qua ci vuole il tocco. Pecorino o parmigiano? Beh, io vi dico una cosa. Io preferisco il pecorino qua. Guardate qua. Fuoco spento, induzione spenta, scusate. Mi viene la... cioè, sto sbavando. Sto sbavando sentendo il profumo del pecorino, la carne, le verdure, il sugo che si è bello insaporito. E mo senti che rumorino. Mamma mia. Tieni, guarda qua. Tieni, vai, così. Mamma mia. Mi raccomando, induzione, fuochi spenti, Serviamo. Tieni, guarda il colore, per piacere il colore. Guarda. Da quant'è la mangiata la pasta così? Da quant'è? Tieni. Guarda che ragù. Tieni. Poi. Tieni. Due pezzettini di carne, così. Tieni. Guarda che bello. E questo che cos'è? Questo è tutto. Tieni. Tieni. Quanta fame ci avete? Aspettate, prima la forchetta. Mi sento male. Questa. C'ho le mancanze. Lavora. Allora. Un chilo di muscolo. 3 latte di pomodoro. La pasta. Abbiamo speso nemmeno 12 euro. E possiamo far mangiare il primo e il secondo a 4 persone. Vi voglio bene, un bacione grande e buon appetito. Da morare, dove li rifà? Buona, da morire.